Pittori e musicisti, più recentemente artisti multimediali, cercano direttamente o indirettamente le relazioni esistenti tra colori e suoni, immagini e musica. Gli universi visivo e sonoro obbediscono a leggi fisiche differenti, tanto che la corrispondenza o l'influenza tra questi due mondi non può avvenire sullo stesso piano. Entrambi hanno le loro caratteristiche e una relazione può essere solo di natura strutturale. Infatti il musicista lavora con le sette note della scala e i pittori con le sette cromaticità di base dello spettro della luce suddiviso da Newton. Ogni colore porta con sé un suono interiore e una carica emotiva tale da mettere in vibrazione l'anima dello spettatore. Allo stesso modo possiamo parlare dell'effetto che dà il suono nel momento in cui ascoltiamo un brano musicale, sia questo prodotto da un'orchestra o da un singolo strumento, oppure sia un rumore dell'ambiente. L'effetto finale sarà sia di natura fisica che psichica. Possiamo trovare caratteristiche comuni nell'organizzazione delle due arti, dei due linguaggi, quello visivo e sonoro, in ambiti comuni come la variazione musicale, che consiste nel trarre da una semplice linea melodica un ampliamento, un abbellimento, un prolungamento nel tempo e nello spazio. La variazione, sia armonica che melodica, si può paragonare visivamente ad una linea grafica modificata. La linea disegnata, anche se visivamente bella, una volta tradotta in note o nel linguaggio sonoro, non dovrà necessariamente essere di livello uguale. Spazio e tempo possono assumere le stesse funzioni in musica e nelle immagini, ma anche essere estremamente diversi. Infatti, guardando l'immagine, abbiamo nell'istante la percezione globale dell'opera. Nella musica, invece, solo quando il brano è finito possiamo ottenere una certa valutazione. Sulla partitura può somigliare ad un'opera grafica. L'equivalente della disposizione spaziale dei segni e note rappresenta il registro sonoro,
acuto, medio e grave. Lo spazio può essere anche letto come velocità. Per esempio, un andamento ritmico lento rispecchierà una trama grafica rarefatta, uno spazio quasi vuoto. Un tempo veloce sarà invece espresso con una grafia molto serrata, in uno spazio denso. Il mio programma, Automated Visual Music, vuole, oltre a tener conto di tutte le ricerche storiche da Arcimboldi a Kandinsky, mettere in relazione il suono interiore di ogni colore e la sua voce sonora che la forma e materia producono, al fine di comporre una partitura grafico-visuale per creare lavori visual sonori che pongono lo spettatore in un gioco sonoro e visivo. Thank you.
Singolarità visive, sonore e musicali saranno mantenute, forme e colori, suoni e strumenti musicali potranno esistere, integrandosi pur mantenendo la propria autonomia.